Benvenuti a questa terza puntata di eventi dell'Istituto Musicale Rusconi, un ciclo in cui vogliamo presentarvi alcuni dei nostri migliori allievi. Ringraziamo ancora una volta dell'invito e dell'ospitalità il Consiglio regionale della Lombardia. La nostra scuola di musica, di grande tradizione, si qualifica come un'agenzia di formazione di base per i più piccoli e preaccademica per gli adolescenti, recentemente estesa anche alla sezione di musica moderna. Da 44 anni l'istituto svolge anche un importante ruolo nell'educazione permanente, dando la possibilità a persone grandi, professionisti, operai, impiegati e pensionati, di intraprendere lo studio della musica o di riprendere un percorso musicale cominciato in gioventù, a volte anche molto importante. L'obiettivo della formazione permanente viene calibrato sulle possibilità di ciascun allievo senior, che in alcuni casi si inserisce all'interno del programma preaccademico e della certificazione dei livelli di competenza tecnica e interpretativa raggiunti, in sostanza gli esami in conservatorio. Il Rusconi ha sofferto naturalmente di questa situazione di emergenza sanitaria con la chiusura di ogni attività in sede. Noi siamo a Rho, nella città metropolitana di Milano. Eppure l'istituto ha subito fornito un supporto educativo di emergenza con l'attivazione a distanza di tutti i corsi collettivi e proponendo ormai dal 9 marzo scorso lezioni online anche individuali, articolate sia attraverso interventi formativi in diretta sulle piattaforme dedicate, sia attraverso registrazioni audio-video periodiche. Per la collettività abbiamo inoltre attivato corsi gratuiti di alfabetizzazione musicale a distanza. Al via quindi tra qualche istante il frutto di questo impegno proposto da alcuni dei nostri bravissimi allievi senior. Grazie ancora al Consiglio regionale della Lombardia per l'opportunità. Grazie a tutti e buon ascolto. Dall'Etude Sample di Brauer, lo studio numero 17. Thank you.
Buongiorno, sono Riccardo Poli, allievo del maestro Galletta. Il pezzo che vado a suonare è l'intermezzo sinfonico Méditation, tratto dall'opera Thaïs, l'autore è Jules Massenet. E si tratta di una trascrizione dall'originale per orchestra con violino solista. Grazie. Thank you.
Grazie. Buongiorno, mi chiamo Franco Nava, eseguirò il secondo tempo della seconda sonata per violoncello e pianoforte di Luigi Boccherini. Al pianoforte Daniele Nava. Campanelli, Robert Schumann, Romanza opera 28 numero 2. Thank you.